Benvenuta. Salve, buonasera a tutti. Buonasera assessore. Allora, vogliamo parlare con lei. Intanto la ringraziamo per essere sempre così disponibile, insomma, ai nostri microfoni e, insomma, ed essere sempre, insomma, accettare questi scambi, ecco, anche da parte dei nostri ascoltatori che hanno già inviato degli SMS. Ma l'argomento di cui le vogliamo chiedere è in particolare un argomento, sì, insomma, molto, molto acceso anche questa mattina, sempre su queste nostre frequenze, è quello del raddoppio dell'impianto dell'Ama di Maccarese, quindi la famosa doppia discarica, se possiamo definirla, chiamarla così in maniera un po' più prosaica. No, non è una discarica, è un impianto di trattamento dell'organico, attenzione. Quindi ecco, impianto AMA di trattamento dell'organico. Di trattamento dell'organico, esatto, dell'organico raccolto da raccolta differenziata sostanzialmente. Sì, perché però il... In tutti i casi, sì, se posso... Prego, prego. Ecco, no, allora se posso vorrei dire che noi abbiamo fatto durante la commissione una valutazione complessiva di come vogliamo impostare la politica dei rifiuti nella città di Roma. Abbiamo detto che al primo posto mettiamo appunto il piano di riduzione della produzione di rifiuti, come abbiamo già detto anche varie volte, si producono troppi rifiuti e quindi noi intendiamo diminuire almeno di 200.000 tonnellate la produzione dei rifiuti nella città di Roma entro naturalmente il 2021. E poi vogliamo incrementare molto la raccolta differenziata. La raccolta differenziata naturalmente consente di ottenere delle frazioni merceologiche che riguardano appunto l'organico, la carta, il cartone, il vetro, eccetera. Allora, il nostro impegno è quello di assolutamente dare un'indicazione di quantità. Noi abbiamo detto che faremo fare uno studio alla scuola agraria, noi in realtà AMA farà fare uno studio alla scuola agraria del Parco di Monza, che valuterà le potenzialità e le criticità degli impianti esistenti, dopodiché in termini di indicazione di quantità noi intenderemo trattare molto più organico perché ci sarà molta più raccolta differenziata, ma non abbiamo detto la localizzazione. Noi può darsi anche che questo impianto che diciamo potrebbe trattare da 20.000 a 40.000 tonnellate, magari chiudiamo Maccarese e lo facciamo da un'altra parte. E quindi non abbiamo parlato, noi abbiamo parlato di tipologia, di impiantistica, nel senso che quel tipo di impianto che tratta l'organico dovrà, diciamo, raccogliere tutta il materiale di frazione merceologica appunto legata all'organico con un potenziamento del 500%, ma non abbiamo parlato localizzazione, abbiamo parlato di una indicazione quantitativa, cioè noi riteniamo che i romani saranno bravissimi, faranno un'ottima raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, dopodiché noi solo a seguito dello studio che valuta le criticità e le potenzialità, noi valuteremo che tipo di impiantistica è necessaria, un tipo di impiantistica che senz'altro dovrà trattare dei rifiuti organici. Come dico, sulla localizzazione, finché non c'è questo studio che fa anche tutte le valutazioni di impatto ambientale eccetera, noi non è che abbiamo deciso niente, quella è una bozza di percorso che ci dice, allora, la frazione di flussi appunto che potranno essere conferiti a impianti dell'organico dovrà essere raddoppiata del 500%, poi noi potremo anche decidere di chiudere Maccarese, di fare questo impianto di cui comunque sarà importante la valorizzazione in altre località. Quello che tra l'altro noi intendiamo fare comunque, perché noi siamo ben consapevoli delle preoccupazioni dei cittadini, quindi noi vorremmo addirittura che le attuali 100.000 tonnellate che non sono trattate nell'impianto, perché l'impianto tratta 20.000 tonnellate di organico, quelle 100.000 tonnellate di trasferenza noi cercheremo addirittura, ovviamente come obiettivo, quindi non domani, ma come obiettivo, di eliminarli, di eliminare proprio questo passaggio di camion, che è quello che dà anche molti problemi ai cittadini. Quindi secondo me è un allarme che dovrebbe rientrare, quantomeno noi, quando avremo l'analisi presumibilmente della scuola agraria del Parco di Monza, faremo gli incontri con i cittadini, discuteremo
comunque di tutte le potenzialità, decideremo se sono sufficienti gli impianti di comunità, che abbiamo già detto essere una nostra prospettiva accanto all'autocompostaggio, e valuteremo un'eventuale appunto impiantistica che potrà essere localizzata dove sarà più opportuno dal punto di vista anche aziendale, e comunque senz'altro dopo un percorso condiviso. Mi sembra che il sindaco di Fiumicino si è allarmato, ma noi abbiamo parlato di un'indicazione quantitativa di sviluppo, nel senso che noi vogliamo incrementare molto la raccolta dell'organico, perché non sta né in cielo né in terra che oggi questo organico vada a finire in impianti dell'indifferenziato, cioè è una cosa che è assurda, quello è materiale che va valorizzato, non può essere buttato. Quindi il nostro, come anche riconosciuto l'onorevole Bratti, è uno sguardo innovativo verso il futuro. Quindi c'è stato proprio in qualche modo una sorta di allarmismo e di fraintendimento, insomma, rispetto alla locazione. Perché, come dico, noi possiamo anche, potremmo anche decidere di chiudere e di fare da un'altra parte. Allora, aspettiamo lo studio, come ho detto ieri, l'ho detto chiaramente, ho detto aspettiamo lo studio che valuterà le potenzialità, le criticità, farà un'analisi anche degli impianti, dell'impiantistica esistente. Quando avremo lo studio capiremo la quantità complessiva. L'orientamento è di aumentare molto la raccolta dell'organico, perché comunque, come dico, questo organico oggi va perso sostanzialmente, e questo non va bene. Cioè, ormai in tutte le città italiane si fa la raccolta separata dell'organico. Ecco, a Roma purtroppo solo dove c'è il porta a porta e solo dove ci saranno anche appunto le osi ecologiche dedicate si potrà fare questa raccolta separata dell'organico. Poi io credo moltissimo, come ho già detto, nella riduzione dei rifiuti, perché i cittadini, insomma, io credo che sia importante il ruolo di protagonismo dei cittadini, perché se noi impariamo a fare l'autocompostaggio domestico, se noi impariamo possiamo, diciamo, imparare a ridurre la produzione dei nostri rifiuti, insisto su questo punto della riduzione che è centrale, noi davvero diminuiremo poi la quantità di rifiuti da mandare a smaltimento, e quindi come ho detto anche ieri, in tante città si fa l'autocompostaggio domestico anche in condizioni abitative ristrette, e in tutti i casi quello che resta andrà trattato, ma dove andrà trattato questo lo valuterete dopo lo studio, e comunque sarà un percorso condiviso con i cittadini di sicuro. Senta, assessore, lei appunto sta parlando di questo autocompostaggio domestico, mi sembra molto interessante perché è una forma così di autoresponsabilità proprio del cittadino. Certo. In che modo può essere, cioè il cittadino verrà educato a questo, verrà... Certo, noi faremo dei corsi di compostaggio, peraltro Roma in realtà diciamo che lo fa già, insomma sappiamo che i cittadini sono già spesso in grado di fare, io li chiamo i giardinieri e gli ortolani, perché alla fine invece di conferirli appunto ai centri di raccolta per poi dopo andare a discutere sugli impianti eccetera, sarebbe proprio meglio riciclarli in proprio per trasformarli ad esempio in prezioso nutrimento per le piantine in vaso, per migliorare per chi ce l'ha la terra del giardino, e tra l'altro anche per risparmiare sulle innaffiature e sui concimi. E secondo me con un poco di impegno e anche con un pizzico di sensibilità per l'ambiente davvero potremmo diventare dei giardinieri e anche dei coltivatori di cassette sui nostri davanzali, e possiamo collaborare perché i rifiuti organici diventino oro per le nostre piante. E questo, secondo me, questo modo di gestire questa buona pratica, in realtà io la chiamo la miracolosa fabbrica naturale, che attraverso appunto i batteri del terreno trasforma queste sostanze che sono rifiuto e che noi invece diciamo li chiamiamo materiali post consumo in compost, quindi un benefico e profumato humus che ci consente appunto poi di utilizzarlo a partire dai nostri vasi. Ora capite che tutto questo va a finire in mezzo alla plastica, cioè abbiamo visto l'altro giorno, siamo andati a fare un sopralluogo appunto a Malagrotta, cioè abbiamo visto in questi nastri, sarebbe veramente quasi educativo che i cittadini si rendessero conto, io ho visto talmente tante discariche, ho visto impianti dove vedere tutto questo materiale che è
risorsa che potrebbe essere davvero l'oro verde, diventa invece materiale da mettere in queste discariche che poi hanno dei problemi, presentano delle complessità nella gestione, insomma. In fondo diciamo che è un modo anche per restituire alla terra quello che è della terra. Certo. I nostri rifiuti proprio dopo il nostro pranzo è un modo per restituire terra alla terra, e quindi secondo me questo è il vero approccio. Io credo che altre polemiche che sono anche sorte in questi giorni siano veramente fuori da un orizzonte culturale in cui noi ci siamo posti con il nostro piano. La ringrazio assessore Montanari, l'assessore all'ambiente del Comune di Roma, ringrazio per essere stata qui sulle nostre frequenze su Radio Roma Capitale, e allora le auguro una buona serata, un buon lavoro soprattutto, perché insomma ne ha bisogno sicuramente. Grazie assessore. Certo, grazie a voi. Grazie.